Salve a tutti cari amici e benvenuti in un nuovo video, sempre qui sul mio canale, sono sempre io, il vostro Sion True Silver, ma oggi, esattamente come nel video che ci ha preceduto, non utilizzeremo il personaggio di Sion True Silver, il mio main character, ma useremo ancora il mio secondo personaggio, il personaggio dedicato alla mia amica Anna Lightwood, appunto un personaggio astrologo che fa della sua forza le stregonerie. Quindi, come cominciare al meglio l'inizio della nostra avventura se non cambiare il bastone da astrologo che abbiamo di default con il bastone meteoritico che scala S su intelligenza? Perfetto, questo è ciò che dovremmo fare. Allora, innanzitutto, da dove cominciamo? Primo passo, dovremmo recarci a queste rovine, le rovine incenerite dal drago, praticamente. Chiamiamo torrente. Ecco qua, e cercheremo una strada per scendere. Stiamo attenti ai pipistrellacci. Allora, cosa importante è che raggiungiamo queste rovine. Ok, scendiamo ed entriamo qua dentro. Fregatene bene dei nemici. Freghiamocene dei topi. Apri. E apriamo questo. Cadremo vittime di una trappola di disorientamento. Abbiamo subito qualche colpo, no, di trasferimento, scusate, qualche colpo dei nemici, come avete visto, ma tutto abbastanza calcolato, dai, anche se non possiamo permetterci di prendere troppe mazzate, questo è importante, se no ci facciamo una bruttissima fine. L'importante, ragazzi, è che dobbiamo aver ottenuto torrente. Qui avremo subito un forziere che possiamo esaminare. E qua beviamo innanzitutto. Ecco qui, beviamo l'ampolla. Qua dovremo trovare subito la strada, che è di qua. Anche perché vi attaccano come uscita, avete visto? Scendiamo. Passiamo di qua. Ok, va tutto bene, ragazzi. Attivatevi il bacino di evocazione, già che siete arrivati fino a qua. E qua troverete un'altra grazia. Perfetto. Che ce l'attiviamo già che ci siamo, eh? Perfetto. C'è un item, non lasciamolo qua. E ora arriveremo in una nuova zona qua fuori. Guardate dove siamo. Siamo andati molto lontano dal nostro punto di inizio, tramite la trappola di trasferimento. E qua la palude, vi rischierete di avvelenarvi, di prendere amacrescenza. Quindi la cosa che vi consiglio io di fare è di usare torrente. Usate torrente, in questo modo siete sicuri. State da questo lato della palude, poiché al centro della palude si rischia, se mi hanno detto bene, di subire una brutta invasione. E subire un'invasione cadendo con un personaggio di basso livello nella macrescenza non è il massimo. Allora, rovine della Velissa, adesso dovremmo cercare un attimino il bastone. E in una di queste rovine, eccola. Andiamo su di qua. Ecco qui, preso. Ho dovuto prendere un po' in velocità perché, come vedete, il nemico è impietoso con noi, eh. Quindi richiamate torrente.
usciamo da questa zona, o almeno ci proviamo. Anche perché quando subite l'invasione, ragazzi, automaticamente scendete dal cavallo, se la sapete questa cosa. E quindi non è... Ecco qua. Un'altra grazia. Sediamoci immediatamente. Perfetto, ci curiamo del veleno e siamo in una zona franca, sicura, come vedete, e possiamo andare a controllare il bastone meteoritico che abbiamo ottenuto. Eccolo qua. Notare i parametri, ragazzi. Pesa un attimino di più, 1,5 kg in più, ma ragazzi ne vale la pena, intelligenza S. Ed ecco qui. Ragazzi, con questo bastone subito inizio gioco per il vostro astrogo sarete veramente in forma. Detto questo, se vi è piaciuto questo video, ragazzi, se vi è stato utile per trovare il bastone meteoritico e state giocando anche voi un astrogo, un prigioniero o una classe che vuoi fare delle stregonerie un suo punto di forza, io vi chiedo di piazzare un pollice su, un like per supportare questo video, ma soprattutto se vi piacciono i miei contenuti, li trovate interessanti, dovete rimanere aggiornati quando uscirà il prossimo video, iscrivetevi ragazzi, mettete la campanella, cliccatela praticamente in alto a destra su YouTube e in questo modo saprete sempre quando carico, in teoria vi dovrebbe arrivare la notifica, un nuovo video sul mio canale, ragazzi. Detto questo, io vi ricordo in chiusura ancora una volta il canale della mia amica Anna Lightwood, che porta anche lei, come vi ho detto poc'anzi, video di Elden Ring. Vi chiedo di andarla a seguire, vi lascio miniatura video e ovviamente descrizione per cliccare sulla stringa e andare direttamente al suo canale. E che altro dire, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti!